Eccoci qui, siamo tornati con il nostro orario notturno e parlando un po' più piano, così se non sono io la prima a disturbare la signora, forse mi farà dormire di notte. Chi segue il canale sa a cosa mi riferisco. Bene, detto ciò, due varianti, gialla e verde. Andiamo ad utilizzare i tarocchi romantici. Tutte le informazioni o quantomeno le foto del mazzetto le trovate sulla pagina Instagram. Trovo Instagram molto utile per condividervi, le foto delle carte che utilizziamo e di quelle che sto acquistando, di quelle che sto cercando, trovando. Quindi potete andare lì sull'app e cercare Tarocchi Viaggio Alchemico. Dovrei avervi lasciato anche il link, nella community. Utilizzeremo questi tarocchi che sono veramente bellissimi. Bene, ne abbiamo tanti veramente belli, ma qui pure c'è da rifarsi gli occhi. Va bene, ovviamente ce lo conferma anche la signora Porta ed essendo notte è tutto chiuso. Bene, e che dire? Utilizzeremo questi e utilizzeremo le carte della Sibilla, i tarocchi della Sibilla, sette carte per ciascuna variante. Ne prenderemo quattro da questo mazzetto e tre da questo. Andiamo a vedere qual è la situazione in amore che avete adesso, cosa meritereste. E va bene, direi che si può cominciare, tanto potete interrompere quando volete per poter scegliere, per prendere tempo, stoppate il video, skippate, mandatemi un saluto, se vi annoio mandatemi un saluto, ditemi che vi annoio, se vi fa piacere ascoltarmi, mi fa piacere che sia così. Sono io la prima a ringraziare voi e direi che possiamo iniziare. La porta ci dice di sì, oramai è diventata insieme a Geco e a Michele, nostri amichetti, anche Elefante e Ape, un po' una bella compagnia. Bene, incominciamo con la variante gialla. E se sono abbastanza brava, questa volta non confondo i pompon. Andiamo a vedere com'è la vostra situazione, va? Questo tipo o questa tipa che vi combina? Che cos'è che avete adesso tra le mani? O non avete? Qual è questa situazione particolare? Magari è una situazione normalissima. Abbiamo della quotidianità, nessun cambiamento, tutto piatto, non succede nulla, le porte non si muovono, i giochi non si animano. Una carta così non si esprime. Noi è tutto anarchico dentro questa stanza. Non fa tutto un po' come gli pare. D'altronde siamo noi gli ospiti di casa. Bene, andiamo a vedere un po', sono proprio curiosa. Iniziamo da una condizione che presa così di per sé non è affatto male. Oppure siete stanchi di dover fare sempre vita di società, anche se in periodo Covid è un po' difficile. Qui si esce, si esce, si esce, si frequenta, si sta in compagnia, l'apparenza va tutto bene, non potete rimproverare niente al partner, anche se ha degli impegni, dei condizionamenti, in fondo cerca di darvi tutto quello che può, se può, non lo so, portarvi in un locale rinomato, vi porta nel locale, a volte siete voi, c'è una grande sintonia, una grande voglia di fare, di uscire, di frequentare. Qual è il problema? Questa prima variante, che rientra in quelle che io definisco particolari o bizzarre, e non so a quante persone risuonerà, secondo me a poche, ma a quelle a cui risuona, risuona bene, è una situazione un po' opposta a quella solita delle coppie non ufficiali. Non ufficiali non perché abbiamo la famiglia e qui abbiamo la condizione di amanti, no. Non ufficiali perché magari siamo amici, magari siamo quel di più che non si capisce, magari facciamo tutto insieme così, sempre in società, mi porti anche a casa, anche dagli amici e non ti esprimi mai, non ti impegni mai. Anzi, piuttosto che affrontare la questione e giungere con me alla conclusione di siamo questo o non siamo questo, ecco, tu mi riempi le giornate di cose da fare. Cose bellissime, molto interessanti, simpatiche, divertenti, ma una certa anche no. Stanco, non ce la faccio più, vorrei avere un po' di quotidianità, ma la quotidianità è quella da pantofole, stare a casa, però stare con un clima sereno, condividere un qualcosa che non sia sempre l'aperitivo, la vita, diciamo, di società, per modo di dire. Non è che stiamo parlando chissà di che vita di società, non è che siamo al Plaza Hotel, sono cose molto più semplici, solo che sono molto visibili, tanta apparenza, tanto rumore, riempiono tanto le giornate, però poi lasciano la bocca asciutta.
È inutile che tu mi offri 10 aperitivi e poi a livello più profondo io non riesco a dissetarmi e l'anima comunque rivendica un'attenzione che non ha. Come mai però? Qui uno dei due nella coppia è molto probabilmente la donna, oppure chi sta guardando la variante è scontenta. È scontenta perché andare avanti così non è una bella prospettiva. Qui abbiamo la carta della vecchia, della vecchiaia, comunque questa donna che sta lì, tempo è passato, abbiamo concluso poco, si è rimasti nella nostra indipendenza. Sì, ci facciamo compagnia, però poi a stringere non stiamo in realtà radicandoci in nulla. E quello che inizio a sentire adesso, che ho ancora tanto tempo davanti a me, è che sono già scontenta. È che tutto l'entusiasmo iniziale è andato scemando e forse mi rendo conto che la cosa vale solo per me che sto guardando. L'altra persona vive in questo eterno entusiasmo, che però sa tanto di anestetico. Non voglio sentire, non voglio percepire, non voglio confrontarmi con me e con te. Non voglio mettere a nudo i miei sentimenti. Non voglio lasciare, ma non voglio neppure impegnarmi nel creare qualcosa che sia effettivamente un noi. Il nostro noi è semplicemente il farsi compagnia nella condivisione con gli altri. Noi siamo sempre gli altri, non noi, perché poi alla fine non siamo mai da soli. Questo è il problema della prima variante. A differenza di quelle storie che magari stanno sempre nell'ombra, quindi se arriva a un certo punto in cui uno dei due dice basta, cioè presentami agli amici, presentami ai familiari, qui è tutto il contrario, siamo sempre in mezzo alla gente e ma non ci siamo mai presentati tra di noi, alla fine siamo due perfetti sconosciuti. È un qualcosa che è nato ma non ha avuto un'evoluzione, non è cresciuto. E se voi guardate, eccoci qua con il nostro bel personaggio. Comunque questo, più che il personaggio, questo clima bucolico e molto dionisiaco, che fin dall'inizio, fin da quando questa relazione è nata un po' con leggerezza. Dietro abbiamo un pan che sta festeggiando. È una strana dinamica, è come se non fosse mai cresciuto niente. Questa non è una relazione che va avanti da sola, non ha la capacità di sostenersi sulle proprie gambe. Perché? Perché non è stato mai nutrito il corpo, ma non è stata mai nutrita la condivisione. Vediamo come mai. Una situazione abbastanza strana. Sicuramente non convenzionale. No, anche perché in realtà c'è ben poco da dire. Non è che questa variante ha chissà che contesto di partenza. Qui ci siete voi e siete abbastanza contrariate. Ecco, la parola giusta è contrariate. Questa è l'idea che vi siete fatte o fatti. Finiremo così. E questa è la condizione attuale, che se poi tra l'altro guardiamo il personaggio, sembra proprio la versione anziana di questa donna qui, che ora è in una condizione di disappunto, non sa che fare, vorrebbe andarsene, resta, vorrebbe parlare, tace, ma è necessario affrontare la questione, perché altrimenti poi rimaniamo così. Poi alla fine rimangono i rimpianti, i rimorsi, quindi di partenza per questa prima variante il contesto iniziale è un po' questo. Voi che avete scelto, che state guardando, non siete assolutamente felici, proprio per niente. E la cosa peggiore è che non riuscite a interrompere questa serie di eventi sempre simili, questa dinamica ciclica che poi è diventata uno scimmiottare, una relazione che non c'è mai stata. Ed è come se l'altro o l'altra non se ne rendesse conto. Vediamo un po' cosa meritereste in realtà. Magari le carte ci dicono è questo quello che meritate e noi accettiamo il verdetto, perché poi alla fine, ovvio, le cose che accadono, se noi non reagiamo, non facciamo qualcosa per cui la situazione cambia e continuiamo a rimanere in quel contesto, rappresentano la nostra stessa prova. Il contesto stesso che ci fa male è la lezione karmica che dobbiamo imparare. Altrimenti, una volta superata, si lascia quella sezione e si va in un'altra. Cosa meritereste in realtà? Rispetto a quello che avete adesso. Vediamo se riusciamo a prendere queste carte. È una sola? Sì. Beh, diciamo che sembrano proprio le ultime parole famose. Per questa prima carta, dire meritereste in una condizione di appeso. È come dire che la situazione in cui vi trovate un po' è anche merito e colpa vostra, cioè non è né un merito né una colpa, ma ve ne dovete semplicemente andare. Cioè, se siete in questa condizione, purtroppo la prima carta dice: ammettetelo,
meritate questa condizione. È una condizione che è nata male dall'inizio, l'abbiamo già detto, proprio capovolta, scomoda, forse avete voluto vedere voi qualcosa di più bello di quello che era. Questa persona vi ha lasciato sulle spine, sospesa, in bilico, sola, in una condizione capovolta, con un punto di vista che non corrispondeva ai vostri desideri dall'inizio. Proprio non nel secondo giorno, anzi, voi che siete anche molto aperte, aperti. Forse fin dai primi incontri, se non dal primo, avete avuto la sensazione un po' del tipo di individuo che vi si era palesato dinanzi. Eppure avete voluto tentare, avete voluto comunque provare. Poi magari avete iniziato, non lo so, a ponderare, lasciamo perdere, cambiamo situazione, cambiamo aria, cambiamo giro. Però poi alla fine qualcosa vi legava a questa condizione. Ergo, se riusciamo a fare qualcosa che ci porta ad un cambiamento, non solo a pensarlo, ma a realizzarlo, ben venga. Ma bisogna muoversi, cioè non sarà un evento esterno. Se invece rimaniamo in questa condizione, a questo punto per la prima carta la prova è proprio quella. O state pagando comunque un debito, o semplicemente c'è qualcosa che ancora vi sfugge e non avete metabolizzato e quindi non riuscite ad andare avanti perché non potete proprio superare questo step, un po' come i quadri dei videogiochi. A un certo punto trovate quell'arma utilissima per uccidere il mostro che era nascosta dietro il cespuglio, ma finché non la trovate dovete girare, 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 girare nello stesso quadro. Il problema è che a un certo punto finiscono le vite, finisce il tempo e si resta in quello stesso quadro, dove quando le vite ci vengono restituite, i videogiochi proprio spiegano bene la reincarnazione, da quel quadro si riparte, se non un po' prima, dall'inizio. Quindi purtroppo un pochino in questa dinamica lo dobbiamo ammettere, non me ne voglia chi ha scelto la prima variante, però d'altronde sincerità e onestà intellettuale vuole che un 12 e un 15, un arcano diavolo, ci vengano a dire, e in questa condizione sei seduto, sei sul tuo trono, e il regno che in questo momento meriti, il regno di cui sei sovrano, sovrana, è questa condizione qui. D'altronde è come se foste tutte e due artefici e vittime del destino che state vivendo, che poi è così per tutti. Ma non è che uno ha meriti maggiori o colpe maggiori, qui si va di pari passo. Probabilmente l'altra persona, anche se non ne parlate, pensa di voi lo stesso che voi pensate di lei. E l'incomunicabilità che c'è nel mezzo è probabilmente il debito che ognuno di voi sta pagando all'altro. Quindi qui c'è stata sicuramente una condizione di complicità in qualche incarnazione passata in cui avete fatto assieme cose, forse anche in mezzo alla gente. Forse adesso vi tocca continuare a reiterare l'atteggiamento perché comunque ricordate che è nell'anima e poi si ripercuote sul nuovo corpo che indossiamo di incarnazione in incarnazione, resta registrata una memoria direi cellulare per il corpo, ma non è tanto del corpo, è proprio animica. Poi che si trasmette al corpo come la calamita trasmette il suo magnetismo agli oggetti di metallo che le restano incollati addosso, l'ago, no? Lasciato sulla calamita, dopo un po' attira gli altri aghi perché si calamitizza, boh, diventa calamitato a un certo punto. Vabbè, noi inventiamo anche le parole. A quest'ora è concesso. E quindi cosa accade? Quando oramai un qualcosa lo avete reiterato talmente tante volte, si va in automatico fino a quando non si perde quella forza di inerzia che vi spinge a fare sempre gli stessi gesti, piano piano rallentando, vi fermate, esaurite una certa dinamica. Il karma è proprio quello, esaurire una dinamica che è esito di tante azioni passate e potete cominciare una nuova serie di azioni. La libertà è interrompere una serie di azioni per iniziarne un'altra, diversa da quella di prima. Quindi qui, ahimè, in questo momento, sia questa carta che quella di prima ci fanno pensare che uscire, abbandonare o cambiare questa condizione sia cosa alquanto difficile. L'unico modo che avete è prendervi la responsabilità, cioè proprio giocare a carte scoperte, guardare in faccia la realtà, essere chiari. Proprio il sole rende chiare le cose, l'illuminazione, quando si dice avuto un'illuminazione, anche la parola, dà questo senso di luce dentro di sé, fate luce dentro di voi, ma una luce che viene da fuori, non la luce che c'è qui nella caverna o comunque nell'antro dell'inferno, quello che sia. Qui abbiate il coraggio di scappare e di allontanarvi anche a gambe levate, cioè lasciarvi alle spalle, perché lasciarvi alle spalle un qualcosa, se questo qualcosa non vi si confà più, se non vi ritrovate più. Certo, fin quando rimarrete assieme a questa persona e viceversa,
Per quello che fanno vedere le carte adesso, quello che avete coincide con quello che meritereste e meritate. Quantomeno sappiamo che siamo in sintonia. E questa è una buona cosa, perché affrontare anche le situazioni difficili è il primo passo per poter sperare di poterle superare, lasciarsene alle spalle e liberarsene. Ora, andiamo a vedere per la seconda variante. Cos'è che abbiamo per la seconda variante? Pettegolezzi. E che fa st'uomo? Che fa sta nonna? O che combinate tutte e due? Allora, chi se n'è andato? Chi si è allontanato? Qui abbiamo un 6, gli amanti, un 7, il carro, un sacco di chiacchiere. E che ve lo dico a fare? Chi mi segue sa che il mio mantra, scusatemi, è che ve lo dico a fare. Si sono già girate le prime due carte. Tante parole, qualcosa di repentino o di molto veloce, di come è comparso nella vostra vita, così è scomparso, che sia una situazione, che sia una persona, che sia un stesso cambiamento, che magari un cambiamento improvviso che poi in realtà si è risolto in un nulla. Quindi adesso state lì a interrogarvi su questa persona, su questa situazione, state chiedendo, stanno chiedendo addirittura di voi o stanno parlando di voi. Qui ci sono tante, tante, tante parole e pochi fatti. Veramente tante parole e tante domande e poche risposte. Vediamo un pochino. Perché però? Beh, sono curiosa della quarta carta per sapere se questa lusinga ha ottenuto risposta o non. Qui comunque c'è un qualcosina che è stato scoperto. O in parte. Vedete quanto è bella anche questa donna che in parte viene scoperta, non si scopre del tutto. Una situazione nascosta. Meglio sarebbe stato se fosse rimasta tale, ma nel mentre accadeva questa situazione, si verificava già in parte risposta, non lo so, forse c'era qualcuno, qualcuno sapeva, qualcuno si è approfittato de della vostra buona fede, non lo so, ma nel momento stesso in cui ciò che voi sapete che io non so è accaduto e che adesso è dominio, non dico pubblico, però alle orecchie di qualcuno è giunto e questo qualcuno ha ripetuto, 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 e la fama si sa arriva prima dei personaggi. Ecco, qui voi vi siete fidate o fidati fino a un certo punto di una situazione nella quale vi siete ritrovati e che fin dal primo momento vi ha fatto sentire a disagio. Qualcuno di molto insistente, non proprio diciamo di vostro gusto, vi ha un pochino forzato ad accettare o un compromesso o una proposta o comunque la sua presenza, almeno per un tot di tempo. Voi avete cercato di evitare questa situazione e alla fine avete ceduto. Nel mentre avete ceduto, in realtà eravate talmente stanche o stanchi di sopportare che è stata una liberazione. Il problema è stato il dopo, perché è stato poi sul dopo che vi siete chiesti: ma come ho potuto? Come ho fatto ad essere così sciocco, sciocca? Come ho fatto a dar credito a questa persona? O come ho fatto a dar retta a questa persona? Però sappiate una cosa, non condannatevi, cioè se la situazione si può recuperare, altrimenti cerchiamo di andare avanti in un altro modo. Qui voi avete ceduto perché sfinite o sfiniti, perché va detto, questo va proprio rimbambito per usare una parola accettabile. Qui ci sono parole, 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 talmente tante parole che a un certo punto, pur di sentire, o meglio, di non sentire più e di avere un momento di silenzio, avreste firmato di tutto. Questa è stata una goccia cinese, questa persona vi ha proprio tampinato. Ora che sia stato cedere a un tentativo di seduzione, che sia stato cedere a dare soldi a qualcuno che ve li ha chiesti, che è stato cedere a una qualsiasi situazione, anche quella della quale ora vi vergognate da morire e che tra l'altro non potete neppure raccontare a nessuno perché vi vergognate. Qui qualcuno comunque ha attraversato un momento veramente difficile, non tanto nel mentre queste cose accadevano, ma nella presa di consapevolezza successiva all'accaduto, perché poi questo essere così petulanti, una volta che il tizio o la tizia ha ottenuto quello che voleva, è finito. Cioè questa persona, come è entrata nella vostra vita, vi ha stravolto tutto, è sparita, con una leggerezza tale che dopo è quasi una situazione di shock.
post-traumatico, cioè veramente questa persona mi ha scombussolato e vi ha lasciato con le ossa rotte. Perché? Come mai? E infatti, proprio a terra, un'energia molto pesante, ma triste. Qui c'è qualcuno che si sente mortificato e desolato. Abbiamo una persona sola, questo bel 9 qua, in una condizione che è stata comunque di taglio netto, cioè una situazione che poi si è chiusa repentinamente in maniera irreversibile, come reversibile al fenomeno della morte. Naturale, irreversibile e prevedibile. Con uno scombussolamento, un capovolgimento improvviso, questa torre. E il problema più grande, diciamo l'inconveniente più grande, la consolazione che non potete avere, è non poter parlare con nessuno. Probabilmente qualcuno di voi non può parlare neanche con le amicizie, tipo con la sorella, il fratello, comunque le persone strette, perché era stato avvisato, era stato già avvertito di questa situazione e del rischio che correva. Quindi adesso c'è qualcuno che ha scelto questa seconda variante che veramente ha la morte nel cuore. In che senso? Non nel senso che non ami più la vita, assolutamente. Ha la morte nel cuore perché quello che ha vissuto è stata una sorta di lutto. È stato vedere morire un qualcosa che è nato prematuro, è nato male o è nato da una sorta di violenza. E tutto ciò che nasce dalla violenza, comunque sia, purtroppo, porta con sé lineamenti non solo dei genitori, ma anche del modo in cui questa procreazione è avvenuta. Vediamo un pochino cosa meditereste voi. E in questo caso non mi sento di dirvi che uscirà la carta che questa situazione è quello che meritate. Forse la consapevolezza che ne dovete trarre, qualche lezione, qualche insegnamento. Qui iniziamo subito con il sole, che nella variante di prima ci consigliava di allontanarci. Allora, qui sicuramente c'è il desiderio profondo di poter tornare indietro. Se solo potessi tornare indietro non lo farei più. Se solo potessi vederci chiaro non lo farei più. Se solo potessi rendermi conto di che cosa sto andando ad abbracciare, ecco, io scapperei se fossi scappata prima. Allora, la prima cosa che meritate e che sicuramente in realtà state già ottenendo, perché forse è il motivo per cui tutto ciò è accaduto, è proprio la consapevolezza, non tanto di quello che è accaduto, ma del fatto che dentro di voi c'è già una voce abbastanza consapevole e sveglia, quella che voi cercate di ignorare o a cui spesso non date credito, che vi aveva avvisato in maniera corretta e per tempo. Probabilmente chi ha scelto la seconda variante parte il fatto che da questa sofferenza verrà fuori più forte, però è ovvio, una sofferenza che va attraversata come va attraversato un tunnel. Non puoi tornare indietro, non puoi restare nel tunnel, devi solo che andare avanti, anche se non riesci a vedere ancora l'uscita. Non dimenticate mai che una grafite, usiamo un esempio molto banale, magari poi c'è il chimico che me la spiega in maniera diversa, o il fisico. Però più o meno una grafite sottoposta a una pressione molto forte tramuta la sua struttura e diventa un diamante. La stessa cosa a livello profondo accade anche a noi. Saper elaborare da bravi alchimisti uno stress, un trauma, un'energia pesante, senza alimentarla o vomitarla sul prossimo, ma lasciandola ribollire nel calderone della nostra interiorità, fa sì che il vil piombo piano piano si trasformi in oro. È tutta una metafora, la pietra filosofale. È l'elaborazione, riusciamo a tirar fuori la quintessenza da una situazione che di per sé è putrida. Perché d'altronde, a citare anche De André, non è in questo caso, vabbè, la citazione è per metà buona, da diamanti non nasce niente, è dal letame che nascono i fiori, però è per dire che è da questa situazione putrida che poi vengono fuori i diamanti. Vabbè, a voler fare troppe citazioni, a volte ci si ingarbuglia da soli, ma so che sapete andare ben oltre la mia, come dire, imbranataggine. Mio essere imbranata, non so se imbranataggine si possa dire, però noi a quest'ora ci permettiamo dei neologismi che sono anche molto brutti, però alla fine simpatici. D'altronde siamo esseri umani, con tutti i limiti del caso e anche la stanchezza.
Detto ciò, quindi qui c'è innanzitutto questa consapevolezza che non è solo, abbiamo detto, essa stessa il premio o quantomeno ciò che vi resta tra le mani, ma il fatto di avere finalmente un'ulteriore prova che quella voce che parla dentro di voi ne sa forse più di voi e che, se conosciuta bene ed ascoltata, potrebbe rivelarsi una risorsa piuttosto che un limite e soprattutto una risorsa abbastanza importante. Allora, bello perché a calcolo di probabilità beccare le stesse identiche carte della prima variante è una cosa fantastica. Qui adesso siamo comunque in una situazione di sacrificio. Ora, questo sacrificio in realtà non lo dobbiamo per forza, o meglio, lo stiamo subendo, ma potremmo non subirlo. In cambio però del coraggio di correre il rischio di cadere anche un pochino più in basso. Cosa vuol dire? Allora, quello che è accaduto vi ha toccato nel profondo già ed è solo la prima porta che voi state passando. È la prima porta che vi dice: vieni da me, io sono la tua anima, ti sto chiamando da un po'. È stato necessario che tu vivessi una situazione del genere per capire che i miei ammonimenti erano dei consigli e che dentro di te alberga una voce che sei tu, ma che spesso non ascolti. Ora, questo è il primo step. Supera un attimo la porta. Lo so che ti fa paura, lo so che la situazione ti fa vivere in bilico, lo so che ti senti senza un appoggio, una base, la terra sotto i piedi. Lo so che tu vorresti fuggirmi, ma al di là di questa porta ci sono un po' di cose da guardare, da affrontare. Ci sono un po' di scheletri nell'armadio. Iniziamo a scendere in profondità, iniziamo il viaggio dell'eroe. Iniziamo con le fatiche, un po' da bravo Ercole, affrontiamole. Inabissiamoci, perché tanto adesso questa condizione, per quanto possa essere non auspicabile magari dal punto di vista umano, ma tanto oramai è una condizione che stai vivendo, ti ha già portato a raggiungere il fondo, a toccare il fondo. Quindi approfitta, cioè come se questa voce ti dicesse: sei in una posizione scomoda, sei in una posizione sacrificata, sei in una condizione che ti fa cadere e sembra di cadere in un pozzo che fondo non ha, questo ti fa ancora più paura di restare nella condizione di appeso, perché più o meno dopo un po' ti abitui. Sì, ti balza un po' la testa, non è proprio la condizione auspicabile, ideale, però in fondo c'è qualcosa che ti trattiene. Lasciati andare. Lasciati andare, è il solo modo che tu hai per recuperare la tua libertà. Tanto oramai, per alcune cose che hai già vissuto, hai già sperimentato e sentito, non c'è motivo, non c'è motivo di temere, perché hai visto che anche le sofferenze peggiori alla fine non uccidono. Certo, possono destabilizzare, possono ferire, possono mortificare, possono scioccare. Però tu sei lì. Il fatto stesso che tu stia soffrendo ti fa capire che tu sei l'osservatore della tua stessa sofferenza. E quindi la tua sofferenza non ti ha schiacciato. Cos'è che meriti? Cos'è che meriteresti rispetto a questa situazione? Beh, fare un po' di chiarezza. I dubbi sono tanti. E sicuramente anche lo stato d'animo non è dei migliori. Però non puoi fare altro per raggiungere questa condizione qui. Per poter vedere questo sole è necessario comunque che la notte passi. Quindi la carta ti dice: sei già nella condizione quella più pesante, cioè sei già a terra. Moralmente scendi più giù. Azzarda, vai più sotto. Non avere paura, vai a vedere cosa c'è nelle fondamenta. Perché se tu vuoi cambiare il presente, che tecnicamente non puoi cambiare ma che condizionerà il futuro, devi andare nel passato. Ora, la prima carta cosa ci suggeriva? Ah, se potessi tornare indietro. Ecco, anche Nietzsche ce lo insegna. Reinterpretare il passato, rileggerlo, connotandolo di un senso diverso, più ampio di quello che ha avuto, cioè rivedere le cose del passato sotto una nuova luce, apre possibilità ulteriori e nuove per il futuro. Esempio. Abbiamo sempre pensato che i nostri genitori siano stati le persone peggiori di questo mondo. Il nostro presente è condizionato da questo pensiero, dal passato e da come noi vediamo questo passato. Il futuro, ovviamente, risentirà.
di questo limite, è come se noi avessimo incanalato un certo concetto in una direzione, un binario, quello è. Se noi tornassimo indietro e osservando meglio, comprendessimo magari le ragioni del perché i nostri genitori si sono comportati in un certo modo, forse ne riscatteremmo il ricordo. Se riscattiamo il ricordo di una cosa del passato, cambia lo stato d'animo del presente. Se cambia lo stato d'animo del presente, si aprono nuove strade, si fa breccia su nuove possibilità del futuro. L'unico modo che noi abbiamo quindi per cambiare il futuro, e un minimo di libero arbitrio lo abbiamo, parte sì dal presente, ma il presente non è sufficiente, perché il presente nel momento stesso in cui si dà svanisce. Bisogna andare dietro, bisogna andare sotto, bisogna andare a fondo, cioè bisogna recuperare le origini. Ora, la condizione è scomoda, la state già vivendo. La situazione è buia, è poco chiara anche. Il malessere c'è. Siete con la coda tra le gambe, scendete più in fondo. È come se aveste già raggiunto, da bravi subacquei, una certa profondità in un fondale inesplorato. Certo, ci siete già. A questo punto, se l'ossigeno vi basta, provate a scendere un po' più sotto, magari stabilite il record. Certo, non è cosa da fare magari domani che siete usciti dall'acqua a ricominciare da capo, ci siete già. Quindi qui c'è sicuramente una condizione di malessere, però è la premessa per poter proprio fare quello che voi desiderate. Ah, se potessi tornare indietro, questa volta non lo farei. Forse vi potrebbe aiutare anche a liberarvi dai sensi di colpa e anche a togliervi di dosso quella sensazione di umiliazione e di mortificazione che certi eventi vi hanno adesso lasciato come un odore sgradevole. Beh, detto ciò, che dire, due interattivi molto particolari, non i soliti, non so quanto possano essere utili, io ve li consegno in buona fede. E vi saluto e vi mando un abbraccio.